Non ci posso credere, è incredibile, lo so, che dopo un Peppa Pig Double B non facciamo la recensione, però a volte le cose cambiano. E infatti siamo tornati sul canale Sandy Boys con la recensione di Sandy Boys, di Extreme Rules 2019. E a regia subito i kickoff, tutti e due, me li Finn dica. Balor e Nakamura e Drew Gulak e Tommaso. Quindi Finn Balor difendeva contro Nakamura e Drew Gulak difendeva contro Tony Nese. Allora, Tony Nese ha perso, Drew Gulak mantiene il titolo dei Cruiserweight e invece l'amico Nakamura ha vinto in un match interessante, quindi nuovo campione intercontinentale. Il match tra Finn Balor e Nakamura mi è sentito di dare un 6, il match tra Tony Nese e Drew Gulak mi è sentito di dare un 6 più. Andiamo avanti, sono stati dei match molto semplici. Undertaker e Roman Reigns contro Shane McMahon e Drew McIntyre. No Holds Barred. Tag Team Match. Allora, interessante metterlo come opener. Allora, la stipulazione mi ha puzzato fin da subito, semplicemente quando ho visto due dei quattro lottatori andare nel corner. È strana la stipulazione perché era un tag team, cioè non so neanche come definire la stipulazione perché era un tag team normale e non Rosebud, cioè nel senso i due lottatori erano sul dovevano prendersi il tag, però a un certo punto della contesa dentro tutti, fuori tutti e dentro tutto un euro, cioè è strana, non è stata gestita bene. Cioè, secondo me doveva essere tornato questa stipulazione come doveva essere il main event, perché alla fine l'opening e il main event la stipulazione era quasi la medesima, solo che in uno c'erano due donne e due titoli. E non è stato un brutto match, ma non ho capito la stipulazione, non ho capito il senso della stipulazione, perché se puoi usare oggetti, tavoli, mosse proibite, candlestick, bidoni, devi prenderti il tag? E non può entrare comunque, dato che squalifiche non ci sono. Ripeto, qualche momento interessante c'è stato. Tipo i due voli di McMahon. Però non mi ha dato tanto sto match qua. Per questo, io, vabbè, match vinto da ovviamente Roman Reigns e Undertaker. Adesso vedremo come si svolgerà la faccenda Undertaker, dato che hanno detto che sicuramente sarà SummerSlam. Non si sa contro chi. E comunque io mi sento di dare un 6 e mezzo perché comunque il match è stato gestito molto bene, non ci sono stati momenti morti, Undertaker è stato bravo e quindi è stata anche brava la regia a non inquadrare i lottatori per terra quando stanno per terra per 10 ore, quindi Grazie. prego, quindi 6 e mezzo dai, diamoglielo. Secondo match, i Revival che difendevano contro gli Usos. Questo è stato un classico match da puntata settimanale di Raw, senza se, senza ma, senza pregi, senza difetti, un match un po' asciutto, nel senso che se lo rifanno a Raw, probabilmente lo rifanno uguale e anche meglio forse. Magari con un po' di maionese, che dici? Diciamo che è stato un match strano, nel senso che è stato Jim, no, Jey Uso che è stato sul ring per praticamente l'80% del match, non riusciva a dare il tag, dopo il tag è riuscito a darlo, ma comunque Uso si è perso comunque. Non è stato un brutto match, è stato l'esatta copia del primo, non è stato un brutto match, ma non è stato neanche, mio Dio, che bello. Match vinto dal Revival comunque, giustamente, perché non puoi dargli il titolo e farglielo perdere subito dopo, farglielo tenere almeno 3 mesi con due difese titolate in pay-per-view. Match che, ripeto, non mi è dispiaciuto, abbiamo visto anche qualche mossa tag team interessante, però sicuramente tutte e due sanno fare molto di più sul ring, quindi mi sento di dare un 6 più. Terzo match, Aleister Black contro Vabbè, Cesaro. qua si giocava, tra virgolette, sicuri, diciamo che stavano con la porta vuota, nel senso, è stato quello che mi aspettavo, ovvero un match che sicuramente supera a malapena i 10 minuti, infatti sono qua, non c'è manco arrivato 10 minuti, 9 Sono minuti. arrivati a 9 minuti e È 45. ovvio perché comunque era il match di presentazione di Aleister Black, il match di debutto di Aleister Black in singolo nel main roster, quindi è ovvio che non andavano a al mille per mille,
Quindi, bel match comunque, bella tecnica di Cesaro, impeccabile quasi. È stata anche delle belle mosse, come l'European Uppercut di Cesaro, e tutti i voli e i colpi stiff di Alistair. Bel match, mi è piaciuto come ha chiuso Alistair Black, ha fatto una bella combo, il calcio-calcio e il black match, è stato molto bello. Match che a me è intrattenuto e sinceramente a tempo perso quasi lo rivedrei. Match che io mi sento di dare, personalmente mi sento di dare un 7 perché qua ha giocato tanto l'aspettativa qua secondo me. Se uno si aspettava un main event di Wrestle Mania, io che ero rimasto deluso, io mi aspettavo questo e questo ho ricevuto, anzi forse secondo me ho ricevuto anche qualcosina in più di quello che mi aspettavo. Quindi io mi sento di dare un bel 7. Alistair Black che vince, adesso vedremo cosa farà. Io vedo solo questa piccola campanella d'allarme. Nakamura e Hill è un titolo intercontinentale ed è a SmackDown. Alistair Black face ed è a SmackDown. Quindi non vedo l'ora di vedere questo match qua. Andiamo avanti. Il quarto match della card, Bayley che difendeva contro Alexa Bliss e Nikki Cross, 2 contro Ciampa? uno. Ciampa a Ok, caso. no. Ah, niente, provavo a chiedere. E allora, adesso dico una roba nuova. Non è stato un grandissimo match, ma è stato. Allora, no, vabbè. Qua è più un 70-30. Cioè, nel senso, questo è stato proprio un match che a tempo perso non rivedrei. Nel senso, è stato match, però attenzione, è sufficiente perché è stato un match giustato bene. Perché Bailey ha fatto solo i. Ha fatto tipo un match a John Cena, ha subito per 80% del match e gli ultimi 3 minuti ha dominato lei. Ma perché? Perché erano 2 contro 1 e quindi ovvio che le altre due dovevano dominare il match. E hanno fatto anche qualcosina in tag team, cioè non hanno fatto due mosse tag team anche brutte. Però nel senso, almeno ne hanno fatte a differenza di Undertaker e Roman Reigns, Drew McIntyre e Shane McMahon che non hanno fatto neanche una mossa in tag team per dire. Quindi il match che mi ha intrattenuto abbastanza poco, però è stato gestito bene, un po' come Baron Corbin e Seth Rollins a Super Showdown, scusate, è durato 10 minuti, neanche, è durato 6 minuti, però è stato gestito bene e aveva una storia, anche qua c'è stata una storia. Bayley che difende il titolo in 10 minuti, 9, quanto è durato? In 10 minuti e 30. Quindi comunque ha avuto anche una sua durata. Adesso vedremo come si svolgerà la faccenda Nikki Cross e Bayley. Scusate, Nikki Cross e Alexa Bliss. Secondo me domani a Raw tornerà. Scusate, dopo domani, scusate, a SmackDown arriverà Sasha Banks, dato che la prossima puntata di SmackDown sarà la prima sotto il dominio No, di Bishop. Eric Bischoff. Quindi serve qualche scossone. Sasha Banks potrebbe essere. Sasha Banks potrebbe essere questo. Quindi comunque Bayley che vince il match. Io mi sento di dare un bel 6 e basta, 6. Quinto match, Braun Strowman contro Bobby Lashley, Last Man Standing. Allora, questo match di cui parlerò di più. Perché? Non è stato un brutto match. Nel senso che loro due hanno dato veramente il massimo. È un Last Man Standing. Nel senso che. Infatti, e questo è stato un po' il difetto. Ogni cacchio di mossa di Lesley, anche se tirava una spallata, l'arbitro diceva conta. Lesley almeno deve fare 3 di mosse, cioè Big Boot e l'arbitro contava. E spallata e l'arbitro contava. E allora Strowman è ovvio che Sì. recupera, recupera, recupera anche Lesley. Quindi è ovvio che il match dura tanto. Comunque, l'OMG moment c'è stato, quello di Strowman che ha distrutto non si sa cosa. Non ho ancora capito se era il tetto, comunque cosa ha distrutto e Strowman è contento quando distrugge qualcosa. Comunque, match che vabbè mi ha intrattenuto, però mi aspettavo qualche OMG moment in più. Non dico che dovevano distruggere l'arena, ma mi aspettavo. Tanto penso sia il primo Last Man Standing dove hanno. Forse, a parte una sedia, non hanno usato neanche un oggetto. Sedie gradoni poi niente. Di solito nella Last Man Standing distruggono tavoli, sedie. Cale, prendono bambini, lancio, cioè. Invece qua poca roba. Comunque, perché sono andati più intorno all'arena. Comunque, vabbè. Io mi sento di dare a questo match un. Cioè, 6 che sarebbe 59. Perché veramente ci sono stati tanti momenti morti. E
Io mi sento di dare 6, non mi sento di dare il più perché comunque ho visto Last Man Standing molto migliore, anzi forse questo è uno dei Last Man Standing più brutti che abbia visto recentemente, quindi 6. Sesto match, Daniel Bryan e Rowan che difendevano contro New Day e Heavy Machinery. Triple Ok, questo secondo me è stato uno dei match più belli della serata perché erano tre team che dovevano intrattenere e quello hanno fatto. Soprattutto grazie agli Heavy Machinery che continuano a macinare terreno e continua a essere comunque un tag team che serve a SmackDown perché ne ha pochi. Il New Day, vabbè, gli altri due sono una conferma, anche perché comunque Rowan non è il miglior lottatore del mondo, ma quando si parla di tag team ci sa fare come. È stato un bellissimo tag team, a me tag team match, mi ha intrattenuto tantissimo. Ci sono stati anche dei momenti interessanti, ci sono stati anche dei false finisher, delle false finisher molto interessanti e dei kick out all'ultimo secondo proprio, come la final degli Heavy Machinery, anche delle mosse tag team interessanti, abbiamo visto sempre degli Heavy Machinery, ma anche dei New Day e di Daniel Bryan e Rowan. Bellissimo lo scontro scusate, Daniel Bryan e Big E con la headbutt, con la lock, con i calci, col faccia a faccia molto interessante. Match vinto dal New Day in... Ecco, 14 minuti. quindi più o meno la durata che c'è stata nel match di Stomping Grounds tra gli Heavy Machine e Daniel Bryan e Rowan. Quindi il... vabbè, diciamolo già, il New Day è tutto titolato adesso e quindi lo split del New Day si posticipa sicuramente. Quindi a me il match mi è piaciuto tantissimo e qua vado anche sul 7 più perché a me è veramente intrattenuto e ragazzi giocano qua hanno giocato tante aspettative qua se io mi aspettavo in tanti match delle cose le ho ricevute i match non possono essere quelli cioè i voti non possono essere io qua 7 più anche perché il finale è stato molto molto bello. Settimo match, Ricochet che difendeva contro AJ Styles. Allora, bello ovviamente, ma è stato un bellissimo match, veramente, come cazzo parlo? Bellissimo match, ha deficitato per Ricochet il fatto che il The Club l'ha attaccato all'inizio match, e questo ha giocato tanto perché Ricochet ha fatto veramente poco in questo match, cioè ha fatto, a parte i voli, non ha fatto granché, ha dominato AJ Styles questo match qua. Comunque è stato un bel match. Abbiamo avuto anche delle belle sequenze, dei bei voli. Si vede che si trova una meraviglia su Ring questi qua. Secondo me a SummerSlam potrebbe tirare fuori uno dei tre match più belli dell'anno. Match vinto da AJ Styles, grazie a un aiuto del The Club e una Style Clash della seconda corda. Fatta al contrario stavolta. Non l'ha fatta con AJ Styles che dà la faccia al ring, ma l'ha fatta con AJ Styles che dà la faccia al paletto. Ed è anche molto più rischiosa così. Vabbè. E ci sarei quindi 3 volte campione degli Stati Uniti. Sono contento perché così la faida può andare avanti. Perché una vittoria di Ricochet avrebbe probabilmente terminato la faida. Perché Ricochet ha battuto AJ Styles nella puntata di Raw di 2 settimane fa. Pulito tra l'altro e quindi adesso la faida sicuramente andrà avanti perché Ricochet deve avere l'opportunità titolata e soprattutto ci sono 4 settimane per costruire bene magari un accenno di faida un po' più intenso magari con 2 lottatori che aiutano Ricochet io qua mi sento di dare qua vado su un 7,5 tranquillo pulito e serenissimo e quindi voglio vedere qua sono curioso di vedere come si svolgeva la faccenda andiamo avanti. Ottavo match Kevin Owens contro Dolph Ziggler. Vabbè, qua ha vinto Kevin Owens in 17 secondi e senza voto. Nono match. Ah, scusa, 17 secondi giusti perché questo match serve per costruire il Kevin Owens che verrà. Se non ci credete, ne parleremo tra 3-4 mesi. Nono match Kofi Kingston che difendeva contro Samoa Joe. Questo è stato un match che avevo detto, questo secondo me è un match che deludeva e ai miei amici ho detto non superava neanche i 10 minuti, infatti non so di sicuro che non ho superato i 10 minuti, quanto è 9 durato? minuti e 45 secondi. Come Aleister Black e Ricochet. Non è stato brutto, perché è stato comunque un match che è
È stato un bel match da titolo Stati Uniti, però, o intercontinentale. Nel senso, è stato un bel. È stato un match giostrato bene comunque anche. Con Samoa Joe che puntava sul dito medio di Kofi Kingston che gli ha fatto a. Capire che roba, però vabbè. Almeno c'era un collegamento a quello che hanno fatto a SmackDown. Però il problema cos'era? È che Kofi Kingston lottava infortunato. Kofi Kingston lottava infortunato, infatti si toccava sempre la schiena. E il match non poteva sostenere un match più lungo. Infatti, se cioè, ci pensate, Samoa Joe non ha fatto nessuna mossa sulla schiena. Di potentissima, non ha fatto l'Uranage, la Powerbomb che avete visto che era fatta pianissimo. Non ha fatto, infatti, se voi ci pensate, Samoa Joe quando fa quella Powerbomb lì dopo si gira e fa una sorta di Boston Crab, non l'ha fatta perché la Boston Crab gioca sulla schiena. E comunque, match vinto da Kofi Kingston appunto in 9 minuti 45. Qua però, questo match è insufficiente non per colpa di Kofi Kingston, cioè. Nel senso, per colpa dell'infortunio. Quindi qua mi sento di dare un. Mi sento di dare Sei un. politico. Qua mi sento di dare un 5 e mezzo perché si poteva giostrarla meglio forse. Comunque 5 e mezzo, dai. Decimo match, Seth Rollins e Becky Lynch che difendevano entrambi contro Baron Corbin e Lacey Evans in Last Chance Winners Take All Extreme Rules Mixed Tag Team Match. Benissimo, per i due titoli dei Sì. coglioni. Allora, Benissimo. ah, ok, scusa. Allora, questa è la stessa stranezza del primo. Perché non hai fatto questo match tornado? Tanto, cioè, che senso ha che i due tutori sono sul paletto, però dopo entrano e a un certo punto va bene tutto. Non funziona così. Cazzo, fai tornato tag team match e siamo tranquilli. Cioè, perché? Scusate, hai fatto sta cosa qua. Poi, Lacey Evans è pervenuta a zero, a parte nella sua entrata che la telecamera ha inquadrato sul culo, apposta, tra l'altro, minchia, ha fatto così, si è avvicinata pure. Cioè, non ha fatto niente Lacey Evans, questo match qua. Zero assoluto, infatti. Secondo me è un difetto grande perché Lacey Evans non ha dato niente a Money in the Bank, non ha dato niente, ha dato poco a Stomping Grounds, questo match qua non ha dato niente, cioè gli ha dato la terza possibilità che probabilmente non si meritava. Baron Corbin invece ha gestito bene, rido perché sapete benissimo che Lynch sa qualcosa, ha gestito bene questo match qua, era lui che doveva tirare le fila dalla parte degli Hill e l'ha fatto. Non benissimo, non è stato un match che mi ha emozionato, mi aspettavo tavoli dei commentatori rotti da parte, io mi aspettavo un match molto più bello, mi aspettavo Corbin che rompeva con una chokeslam il tavolo, mi aspettavo un match molto diverso. Forse non l'abbiamo avuto perché c'erano due rematch dall'altra parte, non so, è strano questo match qua perché comunque è nuovo, perché non si è mai visto questo match qua. Non mi sento di bocciarla pieno, ma neanche di promuoverla all'ennesima potenza. Quindi io mi sento di dare a questo match vinto in 19 minuti da ovviamente Becky Lynch e Seth Rollins. 19 minuti e 55 secondi. Mi sento di dare vi spiego, gli do un 6 grazie alla End of Days di Baron Corbin su Becky Lynch. E dopo mi chiedete perché Baron Corbin è il mio preferito. Minchia, fa l'End of Days alle Women, se non ne frega neanche un cazzo. Comunque, però, l'evento non è finito qua, bastardo, chi so io. È arrivato Lesnar e ha incassato. Non dico niente, mi fermo qua. Dico solo a quelli che sono contenti: tra 6 mesi non vi lamentate perché Lesnar non difende. Non vi lamentate, guai. Quelli che sono contenti che ha incassato, non vi lamentate. Io dico solo, non me ne frega niente, tutto quello che riguarda Lesnar non mi interessa. È campione universale, va benissimo. Io voglio solo che lo perda nell'immediato futuro e che quello che lo vinca sia Drew McIntyre. E il mio voto comunque, vabbè, 6. Questa cosa ovviamente, vabbè, l'incasso di Lesnar non è che abbassa, sì, abbassa il coso perché Lesnar. Cioè, nel senso, abbassa neanche tanto perché comunque Lesnar aveva la reggente, quindi doveva incassarla prima o poi.
Quindi il voto di questo pay per view è ovviamente, secondo me, è 6 più 6 e mezzo, perché ho dato tantissimi 6. Diciamo 6 e mezzo come Stomping Grounds. Scrivetemi come Ora di. aspetta, una domanda prima di chiudere. Sì. Ma di Extreme? Allora, di Extreme c'è poco. Infatti, adesso ho un appello da fare. Io ho un pay-per-view che rivedrei. Extreme Rules è un pay-per-view che è da rivedere. Perché è il secondo anno che di Extreme non c'è niente. La WWE si concentra troppo sul Rules e poco su Extreme. Per dirvi, no, no, per quanto mi sia piaciuto il triple threat tag team, non è Extreme. Cioè, Extreme non vuol dire che ogni match deve essere un Triste Jovel. O un Punjabi Prison o un Linesel di qualche no disqualification da qualche parte, di un ladder match, di un tables, anche di un chairs, di un qualsiasi cosa, ma il 2 contro 1 non è un Extreme Rules. È proprio più da rivedere. Se cioè, in questo proprio più c'erano 3 match su 12 su cui potevi usare oggetti, 3 match su 12 su cui potevi usare oggetti. Quindi scrivete nei commenti cosa pensate di questo pay-per-view, qua i vostri voti, poi c'è Facebook e i match che vi piace di più. Ci vediamo alla prossima puntata con la regia. E Di Gulio che non è potuto venire oggi, quindi forse mi ha detto, mi ha chiamato a telefono la prossima Ok, volta. e quindi ci vediamo la prossima volta con The Gulag. Sì. Aspettate uno. Delete. Delete.